famiglia da villeggiante, il nonno a casa con la badante. Dopo un lunghissimo afoso viaggio sono arrivati a questo villaggio. Non nascondono più l'emozione, gli parlano tutti dell'animazione. Ehi! Il marito fa un lavoro stressante, averlo in casa è assai pesante. Un po' di yoga, qualche massaggio, che rilassante questo villaggio. Però la moglie un po' si lamenta, perché di lui non è contenta. Ne parla un po' con le altre signore, che hanno un consiglio da dispensare. Prova a parlare con l'animatore, tanto bravo l'animatore. Per i problemi di qualsiasi natura, l'animatore trova sempre una cura. Si alza presto la mattina, la faccia insonne dalla notte prima. Mentre il consorte tira con l'arco, aspetterà l'animatore al varco. Non va più bene se con mio marito, che non mi sfiora neanche con un dito. L'animatore che è un ragazzaccio, la sfiora con qualcosa che le sembra un braccio. Lei lo stringe per salutare, ma poi accortasi dell'errore. Fai complimenti all'animatore, invocando le lodi a nostro Signore. Nei giorni seguenti non dice basta. Tanti problemi da raccontare, l'animatore li sa capire. Ma un bel giorno in cui resta sola, arriva in spiaggia la sua figliola. Dice con gli occhi a forma di cuore, mamma quanto è bravo l'animatore. La tua bambina è ormai cresciuta, ma la mamma è ancora in trance. Sembra solo ieri che era baby dance. Ma quanto è bravo l'animatore, ma quanto è giusto l'animatore. Applica per tutte il pacchetto famiglia, dopo la madre viene sempre la figlia. Ma lo stornello non è finito, ci siamo dimenticati del marito. Un po' cornuto, un po' ammazziato, ma in questa vacanza pare rilassato. Tra mojito e saluto al sole, abbandonata finalmente la prole. Sguinzagliatosi dalla moglie, ha riscoperto le soffitte voglie. Ora tu